Ieri in giunta è stata approvata una delibera che riguarda la manifestazione di interesse dell'installazione di colonnine elettriche per la ricarica di macchine elettriche all'interno del comune. E lo studio che viene fatto e la manifestazione di interesse riguarda l'installazione per ogni abitante, ogni 1.000 abitanti ci vorrebbe una colonnina, quindi circa 60 colonnine. In realtà nella manifestazione di interesse è stata data la possibilità a chi fosse interessato di installare le colonnine con un onere da parte del comune solo e esclusivamente di lasciare la postazione a ridosso delle colonnine libera, quindi garantire l'accesso, e la possibilità da parte del comune di ovviamente garantire l'eventuale costo dell'occupazione del suolo pubblico sull'installazione delle colonnine stesse. Nessun altro onere a carico del comune, tutta la gestione e la fornitura sarà gestita, diciamo, da chi sarà interessato. Ovviamente i punti in cui si provvede all'installazione sono dei punti di sosta, quindi dei parcheggi, zone cimiteriali, una serie di punti dove è consentita la possibilità di parcheggiare la macchina, e poi ovviamente uno ha la possibilità di muoversi nel territorio e nel frattempo avere, diciamo, l'efficienza del sistema. Ovviamente tutto questo processo ha l'intenzione quello di abbattere le emissioni di CO2 in atmosfera, quindi rientra in quella che è l'idea green di questa amministrazione, e con questa della volontà da parte della Giunta di voler dare alla città un riammodernamento e un adeguamento a quelle che sono le normative da questo punto di vista.